Eccoci ancora qua. Questa settimana parliamo di uva, quindi per l'uva vi voglio dare qualche piccolo suggerimento nell'utilizzo. Sicuramente nelle vostre ricette è bene che la utilizziate, se parliamo di uva fresca, tendendo sempre a eliminare i semi se potete, quindi magari di dividerla e eliminate i semi, che non è mai gradevole nei piatti di trovarsi qualche seme di troppo. Però se volete proprio fare uno sforzo in più, potreste anche pelarla. Lo so che è una bella operazione faticosa, però se il discorso è di una piccola crostata o un piccolo piatto, sicuramente renderà la chicca più interessante sia alla vista sia al palato, non appunto molto più raffinata e vellutata. Una parentesi particolare, volevo dedicarla all'uva fragola per dirvi di utilizzarla sempre comunque a crudo, qualsiasi tipo di preparazione fate, perché se la cuocete perde il suo caratteristico aroma di fragola, fragolino diciamo. Quindi per esempio se dovete fare una gelatina, spremete l'uva fragola a freddo, quindi a parte mettete a bollire un pochino di acqua, terminato il bollore sciogliete la gelatina e con quel pochino di acqua che andate ad aggiungere nell'uva fragola riuscirete ad ottenere la gelatina poi nel raffreddamento. L'importante è che l'uva fragola comunque non subisca assolutamente variazioni termiche, altrimenti perderebbe tutto il suo gusto. Ovviamente la gelatina va consumata in brevissimo tempo. Ci vediamo la prossima settimana per qualche altro piccolo trucco o consiglio.